sponsorizzato da Prozis. Oh, io ti chiedo dettagli sulla tua storia e non me li sai fornire. Ma che me frega? Quanti anni ha lei? Ma posso invece farti io domande sul tuo disegno? Tipo, cosa hai disegnato? La festa dei morti. Non è un giorno meraviglioso? Chiediamolo a Corrad, che ha ideato una sfida appositamente per noi. Quello che vi propongo oggi è una sfida in cui dovete disegnare delle cose cute, ma dovete disegnarlo il più horror o spaventoso possibile. Come, scusa? Il più spaventoso possibile. Ho avuto un attimo in cui non avevo ben capito. Più riuscite a rendere qualcosa che sarebbe cute spaventoso, più punti otterrete. Il primo tema che dovete disegnare sono gli animali. Oh mio Dio, mi perseguitano. Sai, Riccardo, nella terra ci sono poche cose vive, tra cui gli uomini e gli animali. E anche le piante. È vero, ci sono anche le piante, ma per poco. Vabbè, dai, animali. Devo dire che Riccardo è particolarmente bravo con le cose horror, quindi oggi mi darà filo da torcere. Se ci siete, faccio partire il timer. 3, 2, 1. Onestamente mi sono giocata tutte le idee che avevo in questa prima cosa, quindi il resto non so cosa farò. Togli pure. 3, 2, 1. Tu hai fatto un chihuahua. Stavo per farlo anch'io il chihuahua, solo che poi ho detto chihuahua potrebbe essere cute come potrebbe essere già un horror. Io ho fatto questo chihuahua la cui chiaramente anima è uscita dal suo corpo, e questo ce lo insegnano i suoi occhi vuoti, il suo volto asimmetrico, okay, eccetera. Poi vabbè, sangue schizzato ovunque. E infatti io ho fatto più creepy che horror, proprio perché secondo me andare in questo genere di disegni potrebbe essere un problema per il mio video sul mio canale. Invece il tuo è molto carino, mi piace proprio come hai elaborato il sorriso. Potrebbe essere benissimo il personaggio di qualcosa. Io me lo immagino come il protagonista sta vivendo la sua vita, ma ogni tanto si gira e c'è questa creatura che lo segue, no? Ma lui non lo vede. Io mi sono immaginato un'immagine ben specifica. Mettiamo atmosfera. Vai. Il mio è uno scoiattolo, ma è uno scoiattolo malefico che nel sonno va nelle camere da letto, prende la testa delle persone che dormono e fa per vedere se è buona. E se è buona, se rimangia. Infatti al posto della ghianda ha uno scheletro. No, sapete tutti. La mia retorica. Infatti secondo me dovremmo fare per ogni disegno inventarci una storia di background. Quindi la tua storia qual è? Questa è la storia di un appartamento milanese come tanti, venduto da Tecnocasa, dove una giovane coppia... Sì, ma aspetta, ma non devi fare il racconto di 30 minuti. Semplicemente queste persone che abitano l'appartamento hanno trovato in un angolo questa ciotola vuota e dicono, boh, come mai sta qua? Ebbene, quella ciotola appartiene al chihuahua decomposto dei padroni precedenti, che non accorgono, accorgendosi di dove questo chihuahua si era infilato nella casa, l'hanno lasciato morire lì e la ciotola è ancora vuota. Ma quando un giorno quella ciotola verrà riempita, il chihuahua tornerà a perseguitarci tutti. Questo video non verrà mai monetizzato, mai. Voti. Partirò con Francesca. Va a urli questa volta. Quindi Riccardo, hai pochi punti in più di Francesca. Francesca, mi piace molto il tuo disegno. Mi piace molto il dettaglio del senza occhi, perché è un trope degli horror che a me piace molto. Dall'altra parte, il personaggio di Riccardo potrebbe essere molto interessante anche proprio in una storia intera, faccio un episodio di uno show tipo. Quindi la retorica vince di nuovo. Secondo round. Prima del secondo round si potrebbe attivare qualcosa. Bambini inquietanti. Eccoli. In molti film horror ci sono dei bambini che fanno disegni spaventosi. Per questa manche dovete disegnare come se fosse un bambino che vede cose strane. Però sempre qualcosa di cute. Sì, e vi dirò infatti qual è il tema di questa manche: i bambini o i neonati. Dobbiamo disegnare come dei bambini. Parla di un bambino, della storia di un bambino che è stato ucciso da un bambino. 3, 2, 1.
2, 1 e stop. Quindi Francesca? Perché ridi? Odio questa mano. Voglio vedere. 3, 2, 1. Dai, visto che ho raccontato la storia prima io, ora puoi raccontarla tu per prima. Va bene, allora. 3, 2, 1. La mia storia risale al 1472. Davvero? Ma non sembra per niente quello del 1472. È molto semplice. C'è questo bambino al quale viene regalato da il suo padre scomparso un orsetto recapitato via posta. Il bambino si affeziona subito a questo orsetto, ma poi scopre che in realtà l'orsetto lo sta rimpiazzando. E quindi sua madre sta scambiando lui per l'orsetto e l'orsetto per lui. Questa è la mia storia. Che la stavo inventando man mano che la dicevo. Vai, Rick. La mia storia parla di una famiglia composta da questa madre e questo bambino. Questa madre però ha un segreto che non ha mai rivelato a suo figlio, cioè che in giovane età purtroppo aspettava già un altro bambino, ma non era pronta per tenerlo e quindi ha deciso di non tenerlo. Un giorno però a scuola viene chiamata da una delle maestre per dire che suo figlio ha fatto un disegno molto strano. E questo è il disegno che ha fatto. Va da suo figlio e dice: che cos'è questo disegno? Siamo noi, questo sono io, questa sei tu. E questo chi è? È mio fratello. La sera, ogni notte, lui parla con suo fratello, che non vede l'ora di tornare a casa. E l'unica cosa che vuole fare è seguire il proprio filo che lo lega a casa e tornarci. Che cosa disgustosa. Io avrei detto che entrambi hanno il ciclo che li connette in qualche modo. Stai cercando di banalizzare la mia storia. Devo smontarla in qualche modo, scusami. Se siete pronti, inizierò di nuovo con Francesca. E Riccardo. La cosa bella è che sono strozzati questi urli. È tipo una persona che sta morendo, ma pianissimo. Beh, perché io voglio vedere le cose decedute che disegnate voi. Non voglio far decedere le persone in chat con le mie grida. Quindi sappiate che se le vostre orecchie sono in salvo, è per merito di Conrad! Ti tolgo un punto. No! Vi spiego le votazioni. Per quanto riguarda te, Francesca, mi piaceva l'idea dello stracchiotto e mi piaceva l'idea del fatto che hai colorato la maglietta nello stile di come effettivamente colorerebbe un bambino. Tutto il resto direi che è un po' più forte, sia la storia sia il disegno di Riccardo è decisamente più creepy. E a me piace il filo rosso, perché riprende anche un po' magari il concetto del filo del destino in Giappone, che è rosso. Quindi, e poi mi piace che l'hai raccontato dal punto di vista della mamma, perché il tema erano i bambini, ma non per forza doveva essere raccontato dal punto di vista di un bambino. Cavolo, devo inventare storie dell'orrore. Invece io, sarà che da The Ring in poi, tutte queste cose qua, i film con le madri con i figli spiritati sono i miei preferiti, perché io penso semplicemente: ma uccidilo, basta, ma non dire la parola con la U. Questo video non verrà mai monetizzato. Visto che il video non è monetizzato, meno male che almeno c'è il nostro bellissimo e carissimo e simpaticissimo sponsor. È il momento dello sponsor puccioso. Hai mai mangiato gli snack Prozis? Sono buoni da morire! Placa la tua fame. Usa il codice sconto RICHARD10 per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti Prozis e fantastici omaggi. Cucci, sono frizzolletico. Fine momento sponsor, continuiamo. Andiamo con la terza manche. Questa terza manche richiederà che disegnate un personaggio fittizio cute. Personaggio fittizio. Mentre pensate, secondo, imprevisto. Wow, sono impressionato. Da questo momento in poi, il primo tra voi due che riuscirà a spaventare l'altro durante questa intera live tra... Ho spaventato me mentre lo leggevo. Ci ho provato. Hai spaventato me, calma. Fino alla fine del live potete tentare. E se otterremo una reazione esemplare di uno spavento, punti in più. Siete pronti? Timer, via. Aspetta che c'è un problema qua. Ma che vuoi? Ma mi dai pizzichi! Va bene, va bene, va bene anche solo se urla, no? Sì? Cosa c'è? Ho trovato
morto un animale. A qualcuno di voi due potrebbe... No, ora mi incafone. Ora mi incafone. No, allora, se c'è un ragno io sbrocco. Te lo giuro. No, io sbrocco, vi ammazzo. L'ho visto, è un ragno, vi ammazzo. Sto per droppare la live. Me ne sto andando. Mi sa che Francesca... Francesca? Io non torno seduta. Aspetta, aspetta, che sto cercando di uscire. Non farlo verso di me, ti ammazzo. Puoi buttarlo fuori, per favore? Prima facciamo un'ultima ripresa in cui si vede bene. Ce l'hai? Ok. Se dobbiamo dire chi ha avuto più paura qui, io non credo di essere nella lista. E stop. Vediamo. 3, 2, 1. Secondo te che personaggio ho fatto? L'ho visto. Ah, vabbè, niente. Hello Kitty, biscotto. Hello Kitty ce lo vedo come personaggio che diventa creepy. Sai che mi sembra? Sembra la maschera di Kindred. Sembra la maschera di Kindred. Molto bellino comunque. Perché proprio Calimero? Perché ho pensato a personaggi fittizi. Ho pensato a Calimero, perché ho visto recentemente una pubblicità di quelle vecchie in cui gli veniva detto tipo: tu non sei, sei solo sporco. E ho detto: oh, lo faccio versione zombie perché è così vecchio che lo riesumo. Ed è diventato cannibale. Quindi va in giro a mangiarsi le altre uova. Francesca? Hello Kitty. Lo vedo. Questo è tutto ciò che ho da dire. Ma che cosa sono queste linee? Non lo so. A un certo punto è intervenuto un ragno. Mi sono completamente dimenticata di cosa stavo facendo e non so. Sono pronto a votare. Inizio a gridare. Ho votato di più Riccardo, a parte tutto il macello che è successo, Francesca che effettivamente ha perso tempo, magari si è anche deconcentrata e non ha finito l'idea. Però anche lì, non avendola spiegata veramente, magari l'idea era comunque meno forte. Apprezzo però molto il fatto che ci sia il contesto dell'Hello Kitty che sbuca dall'oscurità ed è come se anche dagli occhi uscisse questa oscurità. Effettivamente comunque il personaggio dell'Hello Kitty ha proprio gli occhi che sono un buco nero, quindi ci stanno ad essere bucati. Lo di Riccardo mi piace molto l'idea, è più l'idea e il contesto essere spaventoso e meno il disegno in sé. Forse meno spaventoso e anche un po' comedy, però è molto carino. Ti ho dato anche i punti ulteriori grazie allo spavento. Questo punto è ingiusto secondo me. Secondo me, perché noi non abbiamo uno studio pieno di cimici, abbiamo uno studio pieno di ragni. Quarta manche. Il tema della quarta manche potrebbe essere considerato carino. È il tema del romanticismo. Cute, romantico e creepy. Troppi elementi. Come fa a essere romantico e cute? Ci siamo? Timer parte fra 3, 2, 1. Come te la sei cavata questa volta? Ah, almeno stavolta ci ho pensato. 3, 2, 1. Ah, cacchio, uguale. David Liam. Sì, è il suo nome. Ma lei è una bambina? Questo qua è un amore proibito. Suo padre è morto e lei è amore romantico per suo padre ormai defunto. Una specie di complesso di Electra. Infatti lei è Anna Liam, è appena uscita dall'asilo. Sua madre la va a prendere ogni volta ma non la trova perché è sempre nel solito posto. Però, se vuoi essere sincera, non si capisce che è un amore romantico. Sembra un amore paterno. Ma io ti sto dicendo la storia. È un mix, è per questo che tu sei confusa. Perché giustamente è fatto per confondere. Ma lei quanti anni ha? Madonna, ma che te frega? No, dimmelo. Ci basiamo tanto sulle tue storie. Voglio vedere quanto sono accurate. Quanti anni ha lei? Ah, beh, è quasi in prima elementare. E lui quando è morto? C'è scritto qua. Quanti anni aveva lei? Scusa, ma che cosa vuoi? Non hai pensato a tutti i dettagli. Ma che me frega? E ora sto a farmi calcoli. Non ti ho neanche detto quando è ambientato allora. Oh, io ti chiedo dettagli sulla tua storia e non me li sai fornire. Non gliel'ho chiesto quanti anni aveva. Ma quindi ma posso invece farti io domande sul tuo disegno? Tipo, no, cosa hai disegnato? Aspetta, è autunno o primavera? Come fa la madre andarla a prendere a scuola da sempre se lei va in prima elementare da ora? Madonna. Francesca, puoi dire che cosa hai disegnato, per favore? Niente, ho disegnato un tipo che... Aspetta, aspetta. Dicevi? Un tipo dorme con la sua tipa. Il disegno parla da solo. Io sono pronto a votarvi.
non ho dato il massimo a Francesca per il racconto della storia che non esiste. Però è vero che per tutto il resto parla da solo, il disegno è molto bello, mi piace come è rappresentato il romanticismo. Se lo raccontavi bene, era il massimo dei voti. Riccardo, io ti dico, la tua idea era carina, ti sei un attimo ingarbugliato e concordo con Francesca che non è subito intuibile dal disegno il romanticismo. Anche col racconto è un po' debatable. Quarta manche terminata. Ultima manche. Il tema dell'ultima manche è un tema estremamente cute. È impossibile che qualcuno possa dire che questo tema non sia davvero perfetto. Il nostro studio. No, no. Sai come finisce? Che io disegnerò Kama come al solito. Il nostro studio cute horror. Vai, ci provo. Ci sei? Sì. 3, 2, 1. Stop. Tu com'è andata, Francesca? Purtroppo l'elemento creepy l'ho un po' tralasciato. Mi sono concentrato troppo sull'elemento cute, però dai. Io ho pensato a una persona e a un momento particolare di quando dice qualcosa e per me è particolarmente cute. 3, 2, 1. Questo è Antonio. Sì. L'ho riconosciuto perché ha pochissima barba. Questo è Piero, che dietro gli fa gli scherzi. Bello, mi piace. Purtroppo ho avuto poco tempo per pensare a Piero, anche la posizione delle mani. Ma dalla cattiveria si vede che è Piero. Anche la tua è molto bella. Ho fatto la vigna. Poi è capitato spesso che venisse con questo vestito bianco, lungo. E quindi me la sono immaginata proprio questa vampira che va alla cerca del sangue di Capone. L'inside joke qual è? C'è Kama che ogni due secondi dice qualcosa che non dovrebbe dire, no? Discorretto, di volgare, eccetera. E lei ormai c'ha proprio la risposta pronta. Appena Kama dice qualcosa fa Capone. Possiamo avere un Capone per tutte le persone che ci stanno guardando? Capone. Questa è dura perché tu hai l'idea, mi fa ridere tantissimo. E Antonio è molto cute. Esatto, infatti che se io devo pensare a qualcuno nello studio di cute è Antonio, capito? Io vorrei abbracciarlo, Antonio. Alla fine del video Francesca abbraccerà Antonio. Anzi no, alla fine del video chi vincerà abbraccerà Antonio. Perché solo ora lo sappiamo? Esatto. Mi sarei impegnata molto di prima. Posso passare ai voti finali. Il cigolio finale. L'idea di Rick è molto carina, non me la sarei aspettata. Il soggetto è subito riconoscibile. L'unica cosa forse è che effettivamente il Capone poteva essere cute, molto soggettivo. Per me. Esatto, lo è per te. Dall'altra parte abbiamo Francesca che ha disegnato Antonio. E Antonio è oggettivamente cute. Oggettivamente l'essere cute dello studio. Effettivamente il disegno è molto creepy. Devo dire che... anzi, vedi quel pochissimo che manca alla coppa? Ecco, sarà bastato per raggiungere Riccardo? Prima di sapere i risultati voglio dire una cosa. Grazie Antonio, grazie. Non è Ori, è un guardiano dello spirito. Siete pronti? 3, 2, 1. Guarda, avrei quasi... Wow! Sto già pregustando quello che sta per avvenire. No, che fortunato! Seguimi Kama, seguimi. Andiamo. Antonio, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Fatti abbracciare. Che vuoi? Fatti abbracciare. Che sta succedendo?